è massimo per coloro che si nutrono di altri animali, recependo da questi animali l'energia solare. Quindi è fuori da ogni discussione che noi dovremmo porci qui per avere la massima, vedete la freccia più larga, la massima energia solare, noi la prendiamo direttamente dalle piante, che loro la trasformano direttamente dal sole. Quindi l'alchimia del sole, energia allo stato puro che diventa energia chimica, zucchero, noi dovremmo prendere direttamente dalle piante, mentre i carnivori, non a caso, ed è per questo che i carnivori vivono molto meno degli erbivori, state a vedere in natura, gli animali carnivori vivono molto meno degli erbivori, appunto perché percepiscono, recepiscono meno luce in maniera diretta. C'è un doppio passaggio, ci sono perdite energetiche più andiamo su. Okay? La carne non ha luce, ecco perché va in putrefazione. C'è un ulteriore livello di perdita energetica, data dalla fase che mangiamo, siamo costretti a mangiare la carne cotta, mentre l'animale che mangia la carne cruda, la fiera del leone, certo, chiaramente c'ha meno non ho trattato, la aumenta ancora. Non ho trattato, se non venivamo fuori più proprio, il discorso della cottura, quindi sono perfettamente d'accordo però. Va bene, qua il concetto che volevo solo farvi notare è che noi l'energia dovremmo prendere direttamente dal sole, che non produce melanomi, come ci stanno dicendo da anni, e da decenni oserei dire. Anzi, quella stella ci aiuta a produrre una delle vitamine, che è un ormone più potente che esista, che è la vitamina D, che non è una vitamina, è un ormone che lavora in tutti gli ambiti dell'organismo umano. Però noi ci dicono, no, occhio, il sole è malato. Attenzione, è l'uomo che è malato, è la mente che è malata dell'uomo. No, il sole è malato, ergo non esponetevi al sole, ma cercate di invece di prendervi l'integratore di vitamina D che lo produce una nota casa farmaceutica, ecco, il di base senza fare nomi. No, noi dovremmo prendere il sole dalle piante in maniera diretta, quindi l'energia che le piante riescono ad assorbire dal sole e trasformare in energia chimica. Noi abbiamo il massimo dell'energia solare, che è diventata materiale, per così dire, è diventata solida. Quindi al primo livello abbiamo le piante a foglia verde, le uniche in grado di produrre l'energia dal sole. Noi prendiamo direttamente dalle foglie verde e siamo a posto, noi dovremmo trovarci qui. Andiamo al terzo livello con i carnivori, è chiaro che abbiamo un dispendio energetico. Se più poi cuociamo, auguri. Ok? Quindi più saliamo, più energia solare perdiamo. Questi sono gli alimenti, il cibo di luce che viene inteso, addirittura anche dal dottor Rudolf Steiner, ancora all'inizio del secolo scorso, parlava proprio di luce solare condensata. Qual è la luce solare condensata? La carne di vitello, che è bianca perché lo rendono anemico, fanno esplodere i globuli rossi, per quello è bianca, no? Sono gli alimenti che la natura ci dona, perché questi sono donati, non creano sofferenza. Svecco libero, che possiamo fare? Eh? Non ho capito. No, vai avanti. No, sto lavorando, dimmi. Guardate un esempio banale che è lo zucchero. Questo è il livello dello zucchero, la costituzione, la formula molecolare dello zucchero, quindi è carbonio, idrogeno e ossigeno. Possiamo anche, da un certo punto di vista, parlare di anidride carbonica e ossigeno. Bene, cosa succede quando noi mangiamo lo zucchero? Attenzione, non intendo il saccarosio che troviamo nei bar. Intendo frutta, intendo cereali, intendo legumi, intendo verdura. Il filo d'erba ha zucchero. Ricordate, perché tanti pensano che... Ma quando si parla di proteine, le proteine sono degli animali. Oppure, che ne so, i legumi. Non esiste un alimento in natura privo di proteine. Tutto ha proteine, zuccheri e grassi. In proporzioni molto variabili, è chiaro che sì. Il filo d'erba ha molte proteine. Ricordate, non a caso i grandi animali erbivori che cosa mangiano? La bistecca, brucano l'erba. Quando mangiamo zucchero cosa succede? Succede che poi noi respiriamo, buttiamo fuori la CO2, l'anidride carbonica, buttiamo fuori l'acqua col sudore e l'urina, e che cosa rimane dello zucchero? Cosa rimane dello zucchero? La luce, noi ci alimentiamo alla fine di luce,
ho detto le domande dopo, se non è così importante che deve scappare. No, no, l'ossigeno. Che l'ossigeno che manca qua, ecco. Noi viviamo di luce, siamo esseri vibranti e vibratori, passatevi il termine. Quindi gli alimenti che noi ci nutrono sono gli alimenti ricchi di luce. La carne non ha luce, per quello va in putrefazione molto velocemente, perché ne ha pochissima, non può avere luce una proteina di origine, passatemi il termine, in questo caso proteina di origine animale. Quindi l'uomo vive di vibrazione, di informazione, di luce, di calore. Se non ci fosse la stella come noi la conosciamo, non ci sarebbe la vita come noi la intendiamo in questo momento. Ecco cosa disse ancora secolo scorso il grande Ivanov: la luce è l'essenza stessa dell'universo e attraverso un lavoro del pensiero possiamo estrarre alcune particelle per assimilarle alla nostra stessa sostanza. Troviamo questa luce anzitutto nel sole, ma anche nell'aria, nell'acqua, in tutti gli alimenti di cui ogni giorno ci nutriamo. In tutti intendeva alimenti per l'essere umano, ovvio, quindi non proteine animali, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi questa frase è veramente interessante, perché ci dice che alla fine noi ci nutriamo di luce, di energia, e quindi più l'alimento è vivo, e non intendo vivo che corre, vola, zampetta o nuota, intendo vivo, pieno, ricco di forze eteriche, forze vitali, cioè staccato dalla pianta, raccolto dalla terra, possibilmente nella mia zona, che ha la mia vibrazione, non un pomodoro bio dalla Cina, non può arrivare qua un pomodoro bio dalla Cina, chiaro? Quindi questo è molto importante, perché arriviamo a quelli che sono gli alimenti vivi, cioè tutto quello che la natura ci dona, possibilmente qui, coltivati qui, con la nostra energia locale e in maniera biologica e o biodinamica, che sarà il futuro. Se qualcuno desidera recuperare la salute, occorre chiedergli se è disposto a sopprimere le cause della sua malattia. Solo allora sarà possibile aiutarlo. Chi avrà mai detto sta verità? Lo stesso che ha detto questo, e cioè il padre della medicina, che oggi non giurano più su Ippocrate, e ci credo, non ha più senso giurare su Ippocrate oggi, non ha più alcun senso. Questo, che era un igienista, perché utilizzava l'acqua, l'alimentazione, ed era in grado di curare, chiaramente siamo 2500 anni fa, era tutta un'altra cosa rispetto ad oggi, però veramente questi erano i grandi medici, non dottori in medicina, ma medici con la N maiuscola. Ecco la persona che è venuta al nostro congresso del diabete, che è andato dal suo diabetologo: dottore, dottore, ho sentito in congresso che numerose persone sono guarite dal diabete. Ma no, è impossibile guarire dal diabete. Il diabete non è guaribile, si cura prendendo farmaci per tutta la vita. Guardate il camice, Pfizer, Eli Lilly, Merck. Questa simpatica vignetta ben rappresenta quella che è l'odierna situazione, cioè il medico studia all'università che il diabete, come anche il cancro, tranquillamente, sono malattie cronico-degenerative assolutamente incurabili. Quindi dimenticatevi di curarlo, lo trattate con un farmaco per tutta la vita e state bene, per modo di dire. Errore deleterio gravissimo. Mi auguro che venga fatto in buona fede, e per qualcuno sono sicuro che è così, per tanti in totale malafede, soprattutto a livello di case farmaceutiche, perché vuol dire accolarsi veramente la responsabilità di milioni di morti, perché ogni 10 secondi una persona muore per patologie legate al diabete. Okay?